è dura, mai certezza di ritornare, e un giorno senza rischio per noi è non vissuto. Se dai fiumi in piena strappiamo una vita, noi non siamo eroi, siamo i vigili con te, sempre avanti noi. Oggi grande festa per il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di San Maurizio Canavese per la celebrazione di Santa Barbara. E certo, sicuramente Santa Barbara, come tutti gli altri nostri colleghi dei distaccamenti sia permanenti che volontari, è una festa importante, la nostra Santa Patrona, quella che ci deve proteggere sui vari interventi, e quindi sicuramente stiamo cercando di festeggiarla al meglio, nel migliore dei modi, per onorarla come è giusto che sia. Il numero dei volontari purtroppo è sempre esiguo e anche la disponibilità dei mezzi, si fa fatica soprattutto pensando che si tratta di volontariato. E certo, sì, diciamo che anche adesso il comandante uscente comunque si è dato un grosso da fare per sbloccare questa situazione che da alcuni anni si era un po' bloccata, quindi adesso in teoria dovrebbe arrivare nuova linfa come volontari. Il comandante nuovo che si è insediato, l'ingegner Bernardo Vincenzo, è già, conosce benissimo la realtà dei volontari perché è già stato a Torino, quindi sono contento che si sia insediato lui e quindi conosce già la nostra realtà. E sicuramente conoscendolo come persona ci darà una grossa mano, sia a livello così per far entrare nuovi vigili, nuovi volontari in questo caso, e anche a livello di mezzi, anche se noi nel nostro piccolo, con l'aiuto della Regione Piemonte e i vari comuni cui andiamo a servire i vari interventi, ci danno una grossa mano e quindi riusciamo a comprarci qualche mezzo e a rinnovare un po' questo parco mezzi che, il comando di Torino è grosso. Sono 44 distaccamenti volontari solo, poi ci sono tutti gli altri permanenti, quindi mi sembra siamo sui 24-25 mila interventi a livello così della provincia di Torino. Difatti oggi qui è parcheggiato per far vedere qua davanti al distaccamento quello che sarà il vostro nuovo mezzo. Sì, appunto, questo qui è un Ford Ranger, praticamente il top di gamma, è un mezzo che risponde alle, diciamo, direttive ministeriali. E i nostri colleghi permanenti e anche gli altri vari comandi d'Italia ce l'hanno già. Noi l'abbiamo voluto fare proprio per cercare di svecchiare un po' i mezzi. È un mezzo che ha 500 litri d'acqua e è un mezzo boschivo, però può anche essere usato in certi paesi dove le vie sono strette, dove non si passa con quelli grossi che vedete là schierati. Riusciamo a intervenire magari per qualche incendio tetto, incendio camino, lo possiamo benissimo usare, quindi come non è ancora nostro, la ditta costruttrice, possiamo anche fare il nome se l'Aris ce l'ha voluto prestare per farlo vedere appunto alla popolazione. Lo inaugureremo sicuramente nell'anno nuovo, quando saranno fatte tutte le pratiche così di targatura e quant'altro che ci sia da fare. Sempre avanti noi, non ci arrendiamo mai, questa nostra vita.